Un albero di melograno piantato nel terreno nel popolare quartiere sondriese della Piastra come simbolo di fecondità, radicamento, forza della vita. Con questa cerimonia semplice ma significativa, svoltasi simultaneamente in 29 città italiane, anche a Sondrio si è aperto lunedì il Festival della Dottrina Sociale, che ha abbracciato tutta la settimana fino all'evento nazionale di Verona. Tema di quest'anno: memoria del futuro. Il capoluogo valtellinese, grazie all'impegno di associazioni di volontariato, organizzazioni del lavoro e dell'impresa riunite nel tavolo di Camaldoli, ha voluto essere protagonista di questa edizione, promuovendo la riflessione sulle prospettive dello sviluppo in un territorio montano. A portare il messaggio del vescovo Don Andrea Del Giorgio, vice responsabile diocesano della pastorale sociale. È importante, appunto, in questo tempo non rimanere imprigionati nel presente, ma prendere spunto dalle radici, dall'identità, anche un'identità fondata sul rapporto con l'altro, un'identità che non riguarda solo le persone ma riguarda anche un territorio. Per questo bisogna cogliere la specificità di un territorio in tutti i suoi aspetti. La Laudato Si parla appunto di una connessione tra tutto, tra tutti gli aspetti, e quindi questo attaccamento alle radici, ma che deve essere un attaccamento aperto, che porta verso il futuro. La montagna, modello di sviluppo di senso, il titolo declinato in chiave locale che i promotori sondriesi hanno voluto accostare a quello generale, richiamandosi ai valori di coesione e condivisione. Un aspetto fondamentale è il metodo delle alleanze. La nostra idea è quella di fare squadra, come si suol dire, di fare rete, ma qualcosa di più. Dobbiamo pensare a un sistema che dall'origine nel metodo sia inclusivo, non si esclude nessuno, si condivide un percorso di crescita che tenga conto delle istanze e dei bisogni di tutto per evitare di escludere qualcuno dopo. Un'economia legata sempre di più al sociale. Sì, sociale, ambiente, giovani, futuro, generazioni, parole chiavi, sostenibilità, un sistema che deve tener conto delle risorse attuali sotto tanti profili economici, ambientali e sociali, e tenendo conto di questi guarda avanti. Non è pensabile di continuare a consumare senza senso, sia dal punto di vista sociale, ambientale che ed economico. Guardiamo avanti con attenzione e con il grande senso di inclusione. Sia nella cerimonia di piantumazione del melograno che nel convegno tenutosi alla sala di Confartigianato Sondrio, con interventi in presenza e altri in remoto, convinta e qualificata la presenza delle istituzioni, a partire dal prefetto di Sondrio. Ciascuna persona impegnata nel sociale e nella politica possa leggere alla luce del magistero e quindi della dottrina sociale il suo impegno nella società e soprattutto tenga sempre presenti i principi fondamentali della dottrina, che sono il bene comune, il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà. Io penso che in un momento come questo questi segni sono veramente importanti. Sono importanti perché aiutano comunque a dare quella fiducia necessaria che oggi la gente a volte, a tratti, perde, perché stiamo vivendo una situazione veramente molto molto delicata. E quindi queste iniziative ben vengano, questa pianta che ha un significato molto particolare, che sia veramente di buon auspicio per tutti noi. Siamo molto contenti che si svolga questa piccola manifestazione, parlo di quella di questa mattina, con questo albero che è stato messo a dimora, tra l'altro in un luogo molto vicino alla nuova messa del povero, quindi anche significativo sotto questo aspetto. Il fatto poi che si svolga a Sondrio questo festival è veramente un piacere e ringrazio chi lo ha organizzato. Il convegno La Montagna, modello di sviluppo di senso, moderato da Davide Fumagalli, segretario generale della CISL di Sondrio, ha visto le relazioni di Don Andrea Del Giorgio, che ha illustrato i temi dell'enciclica Laudato Si, e di Raul Caruso, economista dell'Università Cattolica, che ha trattato il tema l'innovazione green per un territorio montano, associando il concetto di sviluppo a quello di progresso. A seguire il dibattito condotto da Danilo Ronconi, coordinatore del tavolo di Camaldoli della provincia di Sondrio. Frutto duraturo della giornata, la carta dei valori montani. Ogni città
sta proponendo questa carta sul proprio territorio, per Sondrio sarà la carta dei valori montani, che a partire dai valori della dottrina sociale della Chiesa vuole proporre un percorso di sviluppo basato sulla nostra identità, sulla nostra tradizione e sulla nostra potenzialità, soprattutto sull'innovazione e sulla scelta del percorso della green, delle nuove tecnologie e dell'innovazione green per il territorio. Questa è una bella cosa, permettetemi un ricordo, un saluto di Don Adriano Vincenzi, che l'anno scorso alla fine del festival ha avuto questa idea di lanciarlo nelle città italiane. Sondrio, unica città della regione Lombardia, candidata, ammessa a partecipare a questa fase, la fase in cui la condivisione è su tutto il territorio.